Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, come andiamo? Buongiorno a tutti. Ieri scherzando vi ho detto che faremo stamattina un collegamento con chi l'ha visto. Però più che chi l'ha visto, perché chi l'ha visto, uno esiste e poi sparisce. Noi dobbiamo affrontare un tema più complicato. Perché, vedete, se uno esiste e poi sparisce, tutto sommato, diciamo, è successa una cosa per cui è sparito. Mi viene in mente Mario Liscio. Mario Liscio. Esiste. Sparisce. Il motivo? Ma avevo troppi impegni. Comba, da quando tu hai preso l'incarico di assessore, ho passato un anno e mezzo. Cioè, non è che gli impegni, che t'hanno fatto? Presidente della Repubblica, t'hanno fatto presidente di chi? L'avvocato faceva, l'avvocato fai, gli impegni tenevi, gli impegni tieni. Hai voluto raccontare questa barzelletta per non dire la verità, perché? Perché siete portati a mentire, a mentire. Non avete stima dei cittadini, per cui non ritenete di dover dare loro conto. E allora, a chi l'ha visto? Mario Liscio, che è sparito. Invece qua stiamo parlando di situazioni diverse, perché qua non è chi l'ha visto, è proprio, è sparito dalla circolazione. È l'assessore che è durato in carica meno tempo, ma tanto meno tempo che non è mai entrato in carica, è stata così immediata la sostituzione e la rimozione, che praticamente, sto parlando di Rosario Spione, scusatemi, mi viene da dire, di Rosario Spione, non ho fatto in bagnana in scaldo municipio, si direbbe in dialetto, e si è trovato già con il culo per terra, occupando un grande, uno spazio consistente, defenestrato, liquidato, licenziato, cancellato, e ce ne vuole, prima ancora che prendesse possesso di quella che era la poltrona che gli era stata promessa. E molte colpe ce le abbiamo noi, diciamo noi in genere, ma dicimi la verità, molte colpe ce le ho io, perché io misi in risalto come il babbo, e qua stanno due babbi a Cerignola, importanti, babbo Francesco e babbo che non mi ricordo come si chiama, il papà della vice sindaca di Bicegna. Questo secondo papà, importante, tutti e due magistrati, uno ex e l'altro ancora in corsa o in corso, questo secondo magistrato, molto amico di Spione. Allora, dovete sapere, chi è che ha voluto la rimozione di Spione prima ancora che entrasse in carica? L'hanno voluto coloro che l'avevano scelto. E chi erano? Quelli Emiliano Con, insomma, ma un Pokémon, il Manzi, che volevano un assessorato di prestigio, l'avevano destinato a Spione. Poi hanno sentito la mia trasmissione e hanno scoperto che Spione era più amico del PD che non loro. Madonna, più amico del PD, è giusto dire così? Cioè, Spione è rotondo, non fisica, anche fisicamente, però è rotondo politicamente. Cioè,
con una qualunque parte del corpo tocca tutti gli schieramenti politici, cioè lui è contemporaneamente di destra, di sinistra e di centro, è contemporaneamente è stato assessore di Genetempo, è amico di Genetempo, è nemico nostro, ma è amico di Bonito, è amico di Pokémon, è circolare, è tondo. Ma coloro che volevano un peso maggiore in questa amministrazione, forse aprendo gli occhi dopo che io ho segnalato queste cose, si sono accorti, dice, ma non che stiamo facendo? Stiamo dando l'assessorato più ambito che dovrebbe essere l'urbanistica a un uomo che poi è più vicino al PD che a noi. Con in più l'esposizione mediatica, perché considerate anche la stazza, a sparare addosso a Spione è la cosa più semplice del mondo, e dove spari Cugli, perché diciamo è un bersaglio esteso. E allora, fermi tutti, sono sempre i civici che parlano, cioè Manzi, Giurati è diventato civico, sai, quando è diventato civico? Ero comunista, ho sempre stato comunista, ma vabbè, è civico pure lui. Pokémon è diventato civico, insomma, questi sono. Poi ci stanno quelli 5 Stelle che vogliono, diciamo, un assessorato in più rispetto ai voti che hanno preso. Cioè hanno preso un voto, vogliono due assessorati, insomma ci sono una serie di appetiti. Questi appetiti si sono concentrati su due posti ambiti, che sono l'assessore all'urbanistica, ecco perché Lisci non andava più bene, e Lisci si è fatto mettere da parte. Vi dico io la verità, Mario Lisci è contentissimo che si è messo da parte. Non contava una carta di pepe, non decideva niente, si pigliava soltanto i fastidi e un po' di stipendio, lo pigliava per la verità, ma non era, come dire, un elemento che lo potesse convincere, e se n'è andato. Adesso dobbiamo scegliere assessore all'urbanistica. E l'altro posto ambito è la presidenza del Consiglio. E io però la presidenza del Consiglio, la Palisse. E la Palisse, appena uscito che ci stavano dei movimenti attorno, l'ho scritto sotto, io non mi dimetto, ci mancherebbe la Palisse. Con 10.000 euro, sapete quanta panzarozza accattano? 2.000, forse pure 3, aumentatemi per lo stipendio del Presidente del Consiglio. Comunque, la Palisse non si muove. L'urbanistica. A chi mette? Volevo mettere a Spione, chi ci mettiamo? Allora, smembriamo l'urbanistica, la privata la diamo a Di Bisegna, che continua a discapito del suo aspetto fisico a gonfiarsi di potere, la Di Bisegna si gonfia di potere, è come se si facesse il botulino e si gonfia. Ma come si compie la Di Bisegna? Potremmo andare a Cicolella, dice, ah, ma avete messo questi 4 di vigile urbano, che sono proprio 4, che oltre che chiudere le piazze quando Bonito deve fare i suoi esercizi di retorica, non vanno. La sicurezza, se ne è accorta la Teresina nostra, caghetta. Con la sicurezza non ha niente a che vedere, anche perché la sicurezza non dipende dall'assessore alla sicurezza, che può fare ben poco. A proposito, vi ricordate i sequestri che fecero i motorini, le biciclette? Hanno perso tutti i causi, hanno perso tutte le cause, a parte non ne hanno fatte più, fecero 4 sequestri. Io non so gli altri 2 che hanno fatto, ma 2 che so io, che hanno fatto ricorso, hanno stravinto i ricorsi, quindi hanno fatto pure una brutta figura. Meno male che il giudice li perdona e non li condanna alle spese, sennò avremmo pagato pure le spese. E allora c'è questo litigio, in particolare sono molto a disagio Pokémon e compagni, perché vedi, Pokémon
non contava niente quando comandava noi, che era la nostra amministrazione, e non contava niente, ma che scrivevo, si metteva là tu catena, abbandono tu catena. C'è una causa, mi ha fatto la querela e nelle sue dichiarazioni ha detto che si è offeso perché io avevo fatto un commento, un viene avanti, e avevo pubblicato la sua foto con la bandana. Quando il giudice ha fatto vedere la foto, lì si riferisce a questo, ha detto sì, è un fotomontaggio. Quale fotomontaggio? Le bigliette sul suo profilo. Adesso poi il mio avvocato lo dimostrerà e ci faremo tante di quelle risate. Ma stavo dicendo, all'epoca non contava niente, almeno scriveva, insomma. Il problema è che adesso è in maggioranza e conta meno di una carta di pepe. Cioè, avete presente, se giocate alla briscola, briscola e bastone, tenete una coppa in mano, che non vale niente alla briscola, due di coppe, quando briscola e bastone. Beh, Pokémon, il due di coppe, quando briscola e bastone. E si cominciano ad agitare perché 2 anni sono passati. E come avete intuito anche ieri, nell'urbanistica i processi sono lunghi, per incidere ci vuole tempo, per cui stanno a zero, anzi stanno sotto zero. Le cose diventano urgenti e quindi c'è agitazione. Ma la di Bisegno vuole edilizia privata. La Cicolella dice, beh, ma un po' di urbanista che non me l'ha detto. Peccato. Di esperti non si parla se non di un oscuro, sconosciuto geometra che sembra possa occupare questo posto. Non voglio fare il nome perché ho nominato spione e l'hanno fucilato in 3 minuti. Non vorrei essere di danno anche per il geometra Pane Bianco che... scusate, ho scappato. Geometra Pane Bianco che aspira a questo posto. Ma mi rendo conto che il panorama è veramente raccapricciante. Chi ha interesse a mantenere la situazione così in stallo? Si scontrano i polli di Renzo, i polli che Renzo portava in regalo ad Azzecca Carbogli, l'avvocato, si beccano tra di loro. Chi se ne giova è un soggetto tale Savino Bonito, detto il figlio di Babbo, e qua non ha un ruolo, non ha un compito, non ha una competenza. Però in buona sostanza, caro Pokémon, esercita un potere che tu nemmeno te lo puoi immaginare. Cioè, tu sei una carta di pepe. La gente va a parlare con Savino presumendo che abbia un'influenza sul padre. Presunzione infondata, dico io, però almeno questa è la situazione. E in questo contesto, povera Cerignola, loro si beccano come i galli, i polli di Renzo, e noi restiamo abbandonati. A proposito di abbandono, facciamo veramente un'occhiatina le ultime 24 ore. Mi hanno fatto vedere lo stato della mezzaluna e ve lo faccio vedere anche io. Guardate. Quest'acqua, se uno dovesse scivolare e cadere in quest'acqua, piglia tutte le malattie del mondo, perché è da rabbrividire quanto fa schifo. Poi vi voglio mostrare questo filmato di Via Zapponeta, che è molto indicativo. Via Zapponeta è una strada piena di buche, piena di dissesti. E fin qua, ve lo dico con sincerità, sono anche portato a giustificare. Vedete, dice, gli amministratori non arrivano a
sistemare tutte le strade. Veramente a noi hanno battuto il record perché hanno speso 2 milioni di euro e non hanno aggiustato neanche una strada. Come hanno fatto non si sa. Ma è significativo perché voi vedete una strada non lunghissima, pochi metri, piena di buche e di avvallamenti e di dissesti, dove c'è stato un intervento dell'amministrazione. Cioè, ogni 10 buche hanno buttato la brecciolina nell'undicesima. Poi ne hanno saltate altre 10 e hanno messo la brecciolina nella 22esima. Quindi per i cittadini duplice danno. Uno, la strada resta dissestata, due, sono stati spesi i soldi. Terzo focus su via San Leonardo, ma potevo citare tante altre vie, piene di immondizia, piene di erbacce, molte proteste da parte dei cittadini. Quarta citazione che voglio fare, la via che conduce all'ospedale Tattarella. Praticamente impraticabile perché l'erbaccia ha invaso l'intero marciapiede. Scelgo questa di via Tattarella, della via che conduce al Tattarella perché è pubblico l'ospedale. Ci vanno decine, centinaia di persone. Nessuno può dire come ci mitino, a me non mi tocca. Più o meno toccherà a tutti, speriamo il più lontano possibile per il cimitero, speriamo sempre per malesseri banali per l'ospedale, ma è una strada di importanza fondamentale. Perché? Perché? Tanta trascuratezza? Perché tanto abbandono? Perché hanno poche risorse, poche forze, poche energie, poca capacità e quel poco lo consumano litigando. Questo può essere anche giustificato. Quello che non è giustificato, perché il litigio, ambizione, Pokémon, ho fatto tante case in un contenitore. La presidenza del Consiglio sarebbe gradita, un assessorato sarebbe gradito, ma non si vogliono esporre loro perché sanno che accettando la carica di assessore si devono dimettere da consigliere e dimettendosi da consigliere non hanno nessuna garanzia. Ragionamento apparentemente logico, ma molto triste. Cioè tu hai tanta fiducia nel tuo sindaco che temi che poi ti revochi la delega e tu resti senza flip e senza premier. Una miseria, mentalità politicante, disprezzabile, spregevole. E quindi nemmeno per loro vogliono le cariche, vogliono la carica per uno che dovrebbe fare l'assessore per conto loro, per terza persona, per interposta persona, una complicazione assurda. Ma il tutto, e chiudiamo così, il tutto confluisce in che cosa? Nel dimostrare l'assenza di autorevolezza, di autorità, di prestigio di questo sindaco, che non conta. Lui veramente non conta una carta di pepe, perché il sindaco dovrebbe compensare tutte le agitazioni, far prevalere una scelta di merito, di competenza, di capacità, di impegnarsi, di lavorare per la città. Allora, tutto dovrebbe ritornare sulla scrivania del sindaco, il sindaco dovrebbe imporsi, questo fa l'esatto contrario. Quando questi problemi arrivano sopra la sua scrivania, il sindaco sta sotto alla scrivania.
c'era.